Ciao ragazze, io non so nemmeno come sono conciata perché sono appena tornata da un pomeriggio, da un giretto pomeridiano. Ho tutti i capelli all'aria, rossetto sbavato, ma non fateci caso, faccio comunque questo video flash, anche se in realtà non me lo potrei permettere perché ho altri 2-3 video da caricare, ma comunque iniziamo. Inizio dalla cosa più scacata, che è... Ho preso praticamente dai cinesi questo, che sarebbe l'asciugamano in microfibra per i capelli che volevo provare a 1 euro. Qui ci sono le istruzioni. E insomma, uno sfizio che mi sono tolta. Poi la cosa più bella ve la lascio alla fine. Dopodiché, da Essensif, ho preso questo maglioncino di questo color senape. Bellissimo, a San Rovescio, l'ho pagato 10 euro, ma è veramente di una lana, di un bel tessuto, morbido, poi cade molto bene, anche se questa non stava messa bene. Questa è una taglia unica. E il tessuto, 100% PC. Non lo so che cos'è il PC, sinceramente. Se voi lo sapete, fatemelo sapere. Comunque, cioè, non so se riuscite. No, forse è così. Se riuscite a capire com'è la linea di questo maglioncino. Praticamente si stringe giù, poi va tutto bello morbido, queste maniche così tipo a pipistrello, e poi sopra va rigirato così. È molto, molto carino. Per l'inverno poi mi piace come mi sta, veramente carino. E poi ultima cosa, ultimo acquistino, che praticamente, come l'ho vista, me ne sono innamorata. Ed è questa borsa qui, fatta così, cioè è stupenda. Questa borsa stava più di quasi 40 euro. Praticamente questo negozio sta chiudendo e quindi tutte le cose in svendita, io l'ho pagata, me la sono portata a casa con 10 euro. Sempre fatta così, adesso c'è anche la carta. Comunque ha questa taschina, sta così, un'altra cernierina, qua le taschine per il cellulare, alla tracolla. Vedete, di questa marca qua. Qua la placchettina, la cernierina con il fiorellino. È veramente un amore questa borsa. Cioè, come l'ho vista, come mi ha detto, è fatta tipo, non so come si dice, cioè, questo bombato qui, non so come si chiama. Però veramente è bellissima. L'unica cosa è che è molto scura. Che essendo così di questo colore, ovviamente per l'autunno e l'inverno non è il caso. Adesso la conserverò e l'anno prossimo, in primavera e in estate, con questa borsa farò faville. E quindi questi sono i miei acquisti di oggi. È un video così veloce, giusto per un saluto, anche perché cioè, ci sto prendendo gusto a fare video. Oramai sto sempre qui, ogni cosa mi piace condividerla con voi. Spero che questo voi lo apprezziate, lo notate. E quindi io vi mando un saluto, al prossimo video, ciao!